possesso dell'intelligenza. Rispetto all'io umano, diciamo, io non vedo enormi differenze, se non una che ti dirò tra poco. Anche l'io umano ha questa capacità di isolarsi e di guardare diverso il materiale dal di fuori, quindi questa capacità di giudizio, questa capacità di pensiero e addirittura come quella spirituale, e io credo al miracolo, alla capacità di pensare Dio. Ora dico, c'è una cosa fondamentale che poi è il dramma umano, che differenzia l'io umano da quello spirituale, è che nell'io umano l'infinità del pensiero o all'infinità del pensiero corrisponde una finitezza di possibilità, e questo lo pone in una condizione di estremo diciamo disagio, di estremo pena. Ora io quando penso a questi attributi dell'io umano, allora dico, se c'è finitezza di possibilità, l'io è un prodotto della psiche destinato a morire e a scomparire. Se invece penso alla sua capacità infinita di pensiero, lo collego come matrice all'io spirituale. Puoi dirmi come stanno veramente le cose? Vedi, le cose stanno in un modo abbastanza semplice. Il discorso non è così complicato come appare a prima vista. Voi avete un io mentale, diciamo così mentale per seguire questa definizione, che è tale in quanto che esiste l'io spirituale. Altrimenti l'io mentale che hai citato non sarebbe così, non avrebbe queste qualità e queste possibilità. L'uomo esprime una serie di atti creativi, intuitivi, di intelligenza, di critiche, di esercizio, direi, etico, quindi di costruzione della morale, di costruzione delle arti, di interpretazione del divino, di uscita dalla casualità per accedere alla religiosità. C'ha queste cose perché c'è un io spirituale. Altrimenti l'io dell'uomo, l'io mentale, per come è fatto il cervello, sarebbe enormemente più ridotto. Voi non lo potete fare questo esperimento perché non lo potete fare. Ma se togliessimo lo spirito, e questo si dovrebbe dire, se togliessimo lo spirito, quindi col complesso della sua anima, se togliessimo questa funzione spirituale dal cervello, che cosa ne sarebbe dell'uomo? Che cosa diventerebbe? Che cosa gli verrebbe a mancare? Ti posso dire qualche indicazione. Gli verrebbe a mancare la valutazione etica dell'altro, che si ridurrebbe un'altra volta al puro istinto. Mi risponderei che anche adesso si verifica questo. Ma c'è un supercontrollo in tutto questo. E in ogni caso la valutazione etica dell'altro sarebbe enormemente diversa, perché l'essere umano non avrebbe alcuna possibilità di accedere ad una visione etica del mondo, in quanto che si tratterebbe di un'astrazione che dovrebbe essere completamente esclusa dal principio di causa ed effetto, e cioè dire il cervello dell'uomo, essendo produttore di funzioni esclusivamente materiali, e perché non dovrebbero essere esclusivamente materiali? Che io sappia, il cervello è una rete neuronica, cioè una rete praticamente cellulare, che dovrebbe manifestare esclusivamente se stessa, e la materia non è un'etica. Voglio dire che uno dei baluardi della scienza è proprio l'affermazione che la scienza è priva di etiche, in quanto che tratta esclusivamente oggetti materiali. Trattando esclusivamente la materia, qualsiasi etica, etica come finalità, etica come visione del mondo, etica come interpretazione della stessa visione del mondo, non può appartenere quindi né alla scienza né ai soggetti della scienza, in questo caso gli oggetti materiali che vanno a costituire il cervello. Ora dunque, cosa verrebbe a mancare? A mio avviso verrebbe a mancare
questa grossa impronta data comunque da una pregnanza, da un io spirituale che comunque è retrostante all'attività di causa ed effetto, ma che comunque costituisce un'impronta affinché la fuoriuscita dal cervello del segnale sia connotato in una maniera etica, piccola o grande che sia questa etica, comunque sia questa etica, perché anche l'etica del cosiddetto delinquente è una etica, cioè risponde ad una finalità. In questo senso per me è etico ciò che risponde ad una finalità, non ciò che risponde ad una finalità divina, ma ad una finalità di cui il soggetto sia consapevole. L'esistenza stessa di un certo tipo di coscienza non potrebbe essere consentita, in quanto che la coscienza come partecipazione a se stesso rientra nello stesso concetto di valutazione dell'etica a cui facevo cenno prima. L'essere umano col suo io mentale verrebbe depauperato dal suo stesso principio giudicante l'azione, e questa è una cosa che non può provenire dal rapporto causa ed effetto intesa come attività costitutiva del cervello, ma da una impronta che è data dall'io spirituale. Siamo cioè nel retrocervello, per così dire, cioè siamo in una materia che agisce conformemente alla materia, ma che è guidata nella sua finalità, nella interpretazione e valutazione di se stesso, nell'autogiudizio, nella capacità di sapersi collocare nel mondo e di costruire un mondo finanche immaginario, qual è il mondo della storia degli uomini, dell'utopia, della scienza, dell'etica, delle arti, della filosofia, della, insomma, astrazione. Ora, la capacità di astrazione è una capacità di tipica dello spirito, il quale riesce a crearsi il suo mondo interiore al di là di ogni struttura materiale, per l'autosufficienza che ha lo spirito rispetto a se stesso. Ecco che dunque, senza troppo insistere in un discorso eccessivamente specialistico, dico a conclusione che la presenza dell'io spirituale è una presenza qualificante dell'io psichico. Poi potremmo trovare le differenze e le confluenze, potremmo trovare gli uomini che hanno poco parte o molte naturalmente di quest'io spirituale, potremmo trovare cervelli eccessivamente limitati e chiusi che non lasciano passare, ecco, l'io spirituale apparentemente non lo lasciano passare, ma intendiamoci, anche l'uomo che nega il principio spirituale sta adoperando il principio spirituale per autonegarsi, e questo è il punto, perché alla fine il giudizio etico e anche il giudizio materialistico è un giudizio etico, perché comunque è un giudizio che è finalizzato e contiene una sua struttura logica. Anche il materialista risponde a una sua spiritualità e adopera il meccanismo spirituale per rispondersi in termini materialistici, e dunque non si sfugge molto a questa logica. Quindi a me non interessa la logica del negare, interessa la logica come presenza, perché questo mi caratterizza e mi dà un'impronta all'io psichico dietro la quale c'è l'esistenza dell'io spirituale. E credo che su questa strada la scienza non riuscirà mai a dimostrare, ecco, l'errore di logica di quello che io vi sto dicendo in questo momento.